E stasera vado, facciamo gol col cuore. Wow! Ora sono in una nuova personalità. Che muda. Punto la telecamera, mi odiate. Gioela, l'XL. Ma di cosa stai? Cosa intendi, Giuliano? No, no, aspetta, io non avevo. Ciao. Come potete vedere ho di nuovo i miei occhiali bellissimi. Benvenuti in questo nuovo vlog. Io sto andando a Napoli, cioè sto andando a Centrale, perché stasera c'è un concerto. Ci sarà un po' di gente, ci saranno altre quattro della mia agenzia, che più o meno conosco tutte, cioè ci ho parlato almeno una volta, però sarà una bella occasione per conoscere meglio. Fa già caldissimo, sono le 9.43. Poi sto portando sta valigia che è pesantissima. Ah, e in più ho detto a Thomas questa roba, che si cresce e si matura quando comincio a portare due beauty invece che uno, perché ho tutta la roba per i capelli, per la skincare. C'ho i profumi, c'ho le robe di igiene personale in generale. Andiamo a prendere la metro. Non c'è la carta della metro. Questa è una delle cose che odio quando le robe non sono al loro posto, perché probabilmente l'ho lasciata in tasca negli altri pantaloni. Vabbè. Zella lei. Ma tu truccati. Ora vedremo una trasformazione da una strana fata. Quanto manca? Mancano 3 ore e mezza. Questo è quello lì. Questo è la mia serve. Questo è l'abbronzante. L'abbronzante. Funziona. Oddio. Questo è un po' più leggero. L'altro giorno stavo prendendo le pastiglie per fare la lavatrice e non le capsule. C'era, sì, le capsule, esattamente. Non c'era scritto che erano per la lavatrice. Cioè non c'era scritto. Erano quelle della lavastoviglie. No, no, no. Erano quelle giuste, perché poi c'è anche il segno del bucato. Ma mi urta tantissimo il fatto che su una confezione non di qualcosa non c'è scritto cosa sia. Cioè lo devi intuire, perché ma vedi il bucato, perché vedi. Però era, forse era perché di sottomarca. Ma cosa vuoi? Cioè, ma mi devi scrivere capsule per la pastiglia. Lavatrice. Giulia ha appena detto che non le piacciono i profumi di un certo brand. Io ne ho ben due dietro, cioè sono tutti e due dello stesso brand. E adesso vediamo se le piacciono davvero o meno. Se non le piacciono. Infatti pensavo puzzassi, invece era il profumo. Tieni. Pure io voglio. Dai. Questo è buonissimo. No, non è vero, non so. Sì. Questo è buono. Questo è dolce, è più da donna. Beh, infatti mi piace. È tipo vaniglia. No, sì. È tipo vanigliato, infatti. È vanigliato. Spruzzalo, spruzzalo. Questo già sento un po' di limone. Non c'è il limone qua. Questa è vodka. Letteralmente. Questo è wood. Questo l'ha portato per berselo durante il concerto. No. Questo sale un po' di pino, però pino. No, è legnoso, però cosa fai sta faccia? Non sai niente di profumi. Questi stimoli dopo il tutto. Questi me li rifaccio. Ah, ma che roba! È parte. Sì. Tutti innamorati adesso. Beh, ma le indigini sono così, sono un po' irregolari, non sono regolari. E le indigini sono un po' così. Bravo. Un po' come la vita. Un po' come la vita. Irregolare. Molto irregolare. L'avevi viaggiato con 3 anni. Ancora, ancora non ho finito. Quanto ti manca? Ci sono quasi. Ma perché sono andando lenta. Okay. Allora, per ora siamo a questo punto qua. Non abbiamo il fissante, però secondo me non è male. Tu che dici, esperto? Dici che c'è qualcosa che dovrei aggiustare? No, a posto. Quale un'abilità incredibile a far sta roba. Non so se riuscirei a truccarmi in movimento. Io sarei bravissima, ma prima un sacco la mano. Non sono per niente manuale. Adesso guarda, prima ho comprato 3 matite labbra. Ora proviamo una scelta diversa. Allora abbiamo Cashmere Nude. Desert Sand. Sceglielo tu. Aspetta. Dove deve andare sta roba? Sulle labbra? Sì. Questo qua sopra immagino sia il colore. No. Ah sì, okay. Sì. Secondo me è quello più scuro. Scuro vedremo. Si abbina di più agli occhi. Deep Nude. Deep Nude. La linea è qua. Invece io vado più sopra. Guardala. Ste tecniche maledetta. Esatto. Altro che filler. Quale tengo io? Perché tanto non li userai mai, perché quello è proprio perfetto. Giorno 5 di viaggio, siamo a Firenze, ho fame, non mangio da 3 giorni, l'ultima cosa che sono riuscita a procacciarmi era un insetto su un arbusto. No, però mi sa che adesso vado al bar di questi. Tu vuoi tenerti la fame per mangiare a Napoli alle 7-8 di sera? No, adesso vado a farmi un post. Wow! Ora sono in una nuova personalità. Niente, questo vlog è diventato si truccare in treno, non ci sarà niente nel concerto, niente di Napoli. C'ho 20 minuti di qua in treno. Quando cade qualcosa, sì. Fa. Oh, è caduto. Oh, è caduto. Oh, oh.
Ma lo fai sempre? Penso di sì. Sì, sì. È una cosa che fai sempre? Sì, sì. Non c'è niente robe da far cadere. Dove fai? No. Ma quello lì ciao, lo perdi. Lo sparo perdo. Questo va in panico, tipo. Sì, sì, lo perdo. Così va in panico. Sono tutto qua in mezzo. Mi ammazzo sta cosa, è divertente. Quindi stai dicendo che sono simpatico. No, stai dicendo che sei puffo. Domina il mio segno. In base alla mia personalità, che segno zodiacale sono? Secondo me sei tipo Ariete. No. No, allora secondo me sei un segno d'acqua. Wow, prima volta a Napoli. Napoli! Napoli, mille colore. Prima volta a Napoli, adesso chiamiamo il taxi e arriviamo all'appartamento. Fa caldissimo. Di dove siamo? Veniamo da Milano. Io sono siciliana. Io di Monza. E io di Udine. E insieme sono. Vendo in vacanza per lavoro. Per lavoro. Solo stanotte. Lo so. Troppo. Anche noi siamo tristi. No, io rispetto. Perché si chiama Margherita? Il signor in Napoli voleva la pizza. Loro ci hanno fatto la pizza bianca, rossa e verde. Come tricolore. Ma io non so se mi sbaglio, ma sapevo una mezza cosa uguale della parigina. E la parigina è parigina. E quindi per questo parigina. Non è parigina, ma è parigina. Wow! Madonna! Ma è gigantesco! Aspetta! Vediamo! No! Ma che figo! Poi? Ha qualche roba! Ma solo della gente! Eccoti! No, c'ho il bar! No! Che figo! Guarda! Ma guarda quanti televisori! Guarda! No! Cioè io ho la cabina armadio prima di entrare in camera, con anche il bagno. Ma che bello! Cosa devi subire? Perché cosa c'è? Ok, siamo arrivati, che bello che fa fresco, chiudi. Queste sono le chiavi di casa. C'è un podcast qua. Madonna. Allora, questo è l'ascensore. Non c'è l'ascensore. Vabbè, ma poi. Che caldo! Ah, no, via, basta, c'è anche Uda. Oh, incredibile, vi punto la telecamera, mi odiate. Fate. Se, guarda, fallo anche tu, dai, odiami anche tu. Fai una faccia odiosa. Ok, sì. Grazie. Questa è. Grazie. Siamo a Napoli. Napoli! Ok, quelli sono i quartieri spagnoli. Mi sono fatto il mio primo caffè a Napoli. È la prima volta che vengo a Napoli. Allora, siamo appena arrivati alla casa. Adesso ci stiamo facendo un giro. Hanno fatto una scenata, cioè, era da tutto il viaggio che dicevano: no, appena scendiamo dobbiamo farci la pizza fritta eccetera. Ne ho presa una in 4. Poi adesso giriamo, paghiamo. Io sinceramente vorrei prendermi tipo delle mutande, perché ne ho solo 3, comprese quelle che ho addosso, e voglio farmi tante docce. E dei pantaloncini per stare in casa, che non ho. C'è Giulia che non ha mangiato fino, cioè per tutto il viaggio, perché voleva mangiare a Napoli. Tutta contenta perché ha preso qualcos'altro. Cosa hai preso? Patata di pasta. Voglio provare. Tenere sopra, dividiamo. Te lo lascio. Guarda quanto è grossa, io ne mangio metà. Ma quanto è contento? Sì, un botto. Guarda queste patate. Sta controllando nei suoi salvati di TikTok dove andare a mangiare adesso. Perché a quanto pare ne vuole ancora. Vuole mangiare tutto qua a Napoli. Guarda. Ma tu, secondo te, al nord trovi una roba del genere? Ma secondo te? Dai. Ma guarda quanto è gordo, ma cos'è? Allora, Gioele, quale brache prendere? Questo è il dilemma. Secondo me... Io preferivo quelle verdi, comunque, che queste qua a righe, che sono a me queste scontate. Piacciono. Beh, ma ce le hanno tutti. Ma io sono così. A righe? A righe. E poi devo prendere delle mutande, perché me ne sono portate solo due. Allora io direi di prenderle abbinate al pantaloncino, quindi prendere o queste a righe. Grigie non ce le ho. Mi piacevano queste. Queste sono molto belle. Allora, taglia anche qua XL. Ma secondo voi, Gioela, l'XL? Ma di cosa stai? Cosa intendi, Giulia? No, aspetta, io non avevo. Cosa intendi? Aspetta, Giulia? Io non avevo nessuno significato in realtà strambo. Cosa vuoi sapere? Ho capito Giulia? I vostri significati dopo ma che. Ma non sono i nostri vostri. Significati. Ma non sono i nostri significati. Ma siete voi che avete menti perverse. Io intendevo che hai preso l'XL e basta. XXL. Stai tranquilla che. Zitta. Dai, mamma mia, Madonna. Davvero. Allora, per me nell'XL ci entri due volte. Il mio problema sono le cosce, non tanto quello che pensate voi.
Ma io non pensavo niente in realtà. Ma io neanche. Te lo giuro su Dio che non pensavo niente. Io non faccio pensieri impuri. Mettitelo in testa. Ma prendo L, guarda. Ma ah, ho vinto io. Mamma mia. Voi chiediamo una commessa secondo lei, che taglia. Vai, vai, vai. Hai speso a Napoli? Avrei preso qualcosa di più colorato. Vabbè, non mi piacciono vabbè. I colori. Ah, sempre lui col cappello. Bello il cappello, il colore del cappello. Questo? Bello il colore del pantalone. Ma non sono colori, sono cioè sta bene con tutto. Ho strappato un sorriso, ehi Johnny, forza Napoli, raga. Gioele. Grande raga. Faccio una tradizione, una qualità. E stasera faccio facciamo gol. Col cuore. Perché ti ha toccato quel peperoncino sul pacco. Perché... Le odio queste robe, le odio.